Buongiorno, sono Veronica Scandellari, archeologa presso i Musei Civici della Fondazione Rocca del Bentivoglio. Quest'oggi ci troviamo nel Museo Archeologico di Bazzano, nelle sale che ospitano i reperti provenienti dal Pozzi Sgolfo e Casini. Il reperto di cui vorrei parlarvi quest'oggi è questo piccolo pettine in legno di bosso, perfettamente conservato, rinvenuto in uno degli strati inferiori del Pozzo Casini. Come potete vedere, si tratta di un pettine a due file, una con i denti più larghi e una con i denti più stretti. Come si può notare, è il diretto antenato dei nostri moderni pettini da barbiere. Si tratta probabilmente di un pettine utilizzato in età imperiale. Con i confronti con altri reperti molto simili al nostro provenienti da tutta la regione, probabilmente databile fra il V e il VI secolo d.C., ma la forma è paragonabile a quella dei pettini in osso ben più preziosi ritrovati a Pompei e datati invece al I secolo d.C. La pulizia della persona e l'igiene personale erano estremamente importanti nella vita del nobile romano, sia uomo che donna, e se in età repubblicana c'era poca importanza data alle acconciature, alla pettinatura o alla barba, in età imperiale questa moda cambia notevolmente. È l'imperatore e le donne che appartengono alla sua famiglia, quindi la moglie, la madre o la sorella, che dettano le regole della moda per quanto riguarda le acconciature, che possono diventare anche estremamente audaci ed essere aiutate anche da parrucche e posticci. Infatti la calvizie è considerata un grosso problema sia per gli uomini che per le donne e va nascosta in ogni modo possibile e immaginabile, ricavando anche delle enormi torri sopra la testa che vengono spesso ridicolizzate dai poeti satirici dell'epoca. Vi ringrazio per l'attenzione e al prossimo appuntamento.